Cari amici di Wall Street Italia, siamo con Sergio Zocchi, amministratore delegato di Lendix. Dottor Zocchi, quella di quest'anno è la vostra prima partecipazione al Salone del Risparmio. Ecco, approfitterei dell'occasione per presentare agli amici di Wall Street Italia chi è Lendix e di cosa si occupa. Lendix è una piattaforma di finanziamento diretto alle piccole e medie imprese. È la nostra prima partecipazione al Salone del Risparmio perché cominciamo l'operatività sul mercato italiano proprio in questi giorni. Abbiamo iniziato l'attività 2 anni fa in Francia, finora abbiamo finanziato più di 200 piccole e medie imprese con finanziamento diretto, quindi significa non attraverso il canale bancario, ma le risorse per la sottoscrizione dei finanziamenti arrivano da una pluralità di investitori istituzionali e investitori retail. Quindi noi diamo in questo modo alle imprese un'opportunità di raccogliere risorse direttamente dal risparmio privato e diamo agli investitori un'opportunità di investire finanziando progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese. Quindi apriamo una nuova asset class che dà un potenziale di ritorno estremamente interessante anche all'investitore retail. Un investimento che tipicamente è sempre stato riservato ad investitori professionali o investitori istituzionali. Uno dei temi più trattati in questo Salone del Risparmio sono stati quelli dei PIR, i piani individuali di risparmio previsti dalla legge di stabilità 2017. Ovviamente tutti si focalizzano sul fatto che questi strumenti finanziari permettono di dare sostegno all'economia reale. In tal senso anche l'attività di Lendix si inserisce proprio in questo contesto e dunque potrà dare dei giovamenti all'economia reale grazie ai prestiti. Qual è secondo lei l'importanza della vostra attività in tal senso? Noi portiamo direttamente il risparmio privato o le risorse di investitori professionali e istituzionali sull'economia reale. I PIR sono uno contenitore di strumenti finanziari, un contenitore di strumenti finanziari che si rivolgono direttamente alle imprese e quindi prevedono strumenti di equity o di debito. Oggi il direct lending, quindi il finanziamento diretto alle imprese, è allo stesso modo una modalità di portare direttamente le risorse sull'economia reale. Quindi noi oggi diamo agli investitori la possibilità di investire, di ottenere dei ritorni significativi a fronte di un rischio che viene da noi gestito in maniera molto, molto attenta, e diamo alle imprese nello stesso tempo la possibilità di diversificare le proprie forme di finanziamento, di accedere ad un prodotto finanziario per le proprie esigenze di sviluppo complementare rispetto a quello tradizionale del mercato bancario o comunque complementare ad altre forme che possono essere il mercato dei capitali o ad altre forme di capitali privati disponibili per i progetti di sviluppo delle imprese. Quindi oggi il PIR rappresenta per noi potenzialmente in futuro un veicolo, un contenitore attraverso il quale anche poter raggiungere una pluralità di investitori e poter in questo modo portare in maniera molto efficace le risorse raccolte e confluite all'interno del contenitore PIR direttamente sull'economia reale. Grazie ancora a Sergio Zocchi, amministratore delegato di Lendix.